Ciao e bentornati sul canale di Lasciati Viaggiare. Questa volta vi portiamo in Grecia, in un'isola molto particolare, Creta, la meta perfetta per chi cerca una vacanza in un mare da sogno, combinata anche ad un viaggio in una delle isole più ricche di storia a livello culturale. Stiamo parlando delle rovine minoiche, ciò che più ci affascina della fantastica storia della civiltà greca. Lo sapevate che Creta è l'isola più grande della Grecia per estensione? Proprio per questo vi consigliamo di ritagliarvi almeno un paio di settimane per visitarla, sia nella sua parte nord che nella sua parte sud, entrambe ricche di posti fantastici da esplorare. Vediamo insieme ora il clima di Creta. Ma qual è il periodo migliore per visitare questa fantastica isola? Creta, la più grande isola greca, ha un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati calde e soleggiate. Beh, ovviamente per fare una vita da spiaggia, a Creta il periodo migliore va da giugno a metà settembre, anche se per fine ad ottobre la temperatura del mare è ancora accettabile, ma le giornate si accorciano e sono quindi possibili anche le prime piogge. Quando non fa proprio caldo, il vento può dare anche una sensazione di fresco per i freddolosi e quindi anche a giugno e a settembre è meglio portare una felpa per sicurezza. Per visitare le rovine dei secoli passati e compiere escursioni nell'isola, vi consigliamo di preferire le mezze stagioni per evitare il caldo estivo, in particolare aprile-maggio e da metà settembre a metà ottobre. La primavera è preferibile perché è un pochino più mite e presenta una natura in fiore, anche se sulle montagne può fare ancora freddo. Vediamo insieme ora come arrivare e come spostarsi a Creta. Raggiungere Creta dall'Italia è molto facile, l'isola più grande della Grecia è infatti ben collegata con il nostro paese dai principali aeroporti. Non solo, Creta è raggiungibile anche via mare facendo scalo dal grandissimo porto di Atene. Creta dispone di ben due aeroporti internazionali, lo scalo più importante dell'isola è l'aeroporto di Heraklion, che si trova a 4 km dal centro di Heraklion, mentre l'aeroporto di Chania sita a 15 km dalla città di Lacanea ed è più piccolo ma molto efficiente. Gli aeroporti principali che collegano l'Italia e Creta sono quello di Bologna, Milano, Malpensa oppure Bergamo e Roma, anche volando con compagnie low cost. Lo sapevate che l'isola di Creta è ben collegata non solo con l'Italia ma anche con il resto della Grecia ed è infatti facilmente raggiungibile in 50 minuti di aereo dalla capitale di Atene, in 1 ora e 15 minuti da Salonicco. Le compagnie aeree che volano a Creta sono Aegean Air e Ryanair e si possono trovare voli da e per Creta anche dalle isole di Rodi e Kos. Come vi consigliamo di spostarvi in questa fantastica isola? Beh, sicuramente con un'auto date le grandissime dimensioni di questa isola. Noleggiare un'auto a Creta sarà facilissimo, perché troverete svariate attività di noleggio appena atterrati in entrambi gli aeroporti dell'isola. Oppure anche nei vari centri. Insomma, trovare un punto di noleggio auto a Creta non sarà certo un problema, ve lo possiamo assicurare. Vediamo insieme ora cosa vedere a Creta. Prima di consigliarvi cosa vedere a Creta, è importante dirvi che l'isola è ben divisa da nord a sud per due tipologie di vacanza completamente diverse. A nord-ovest dell'isola troverete alcune delle spiagge più belle, naturalistiche, e quelle che vi verranno sicuramente proposte per la maggior parte delle escursioni. Mentre invece a sud troverete la parte più storica, tra cui le rovine greche e la vera essenza del divertimento e della movida di Creta. Tuttavia, anche a sud è importantissimo dire che ci sono svariate spiagge paradisiache altrettanto meritevoli da visitare. La spiaggia rosa di Elafonissi. Partiamo dalla parte nord-ovest di Creta. E potevamo non partire dalla celebre spiaggia rosa? Una delle più belle di tutto il mondo. La spiaggia rosa di Elafonissi è senza dubbio una delle spiagge più belle di Creta ed è situata in un angolo remoto di paradiso, lontana dai giganteschi hotel che si possono vedere sulla costa e anche dai centri abitati. E questo la rende un vero paradiso terrestre, con l'aiuto di una sobrissima area attrezzata con lettini, ombrelloni e toilette, circondato solo da macchia mediterranea e olivi secolari. Visitate Chania! La città di Chania, detta anche Lacanea, è uno dei borghi più belli e pittoreschi dell'intera isola, famosa per il suo antico e spettacolare porto veneziano, dove è possibile sedersi e mangiare in uno dei vari ristoranti mentre si vede il tramonto sul mare, e per altri numerosi monumenti storici e luoghi di interesse, come per esempio la moschea dello Gianni Zeri o le antiche mura veneziane. La città vecchia è patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è il connubio perfetto tra architettura e tradizioni italiane e ottomane. Il palazzo di Cnosso e il palazzo di Festo. Arriviamo nel fantastico sud di Creta per parlare di uno dei siti storici più celebri, parlando di civiltà minoica e di Creta. Quindi parliamo naturalmente del palazzo di Cnosso, i cui resti si trovano a soli 5 km dal centro di Heraklion. Il palazzo di Cnosso era la dimora del re Minosse, colui che secondo il mito fece costruire un labirinto per racchiudere il suo terribile figliastro, il Minotauro, e che poi fu sconfitto dal coraggioso Teseo e dell'astuzia di Arianna.
Al di là del mito, comunque, il palazzo di Cnosso presenta numerosi affreschi che ritraggono giochi con i tori e il palazzo secondario che fa parte del complesso era così intricato e complicato da essersi aggiudicato anche nelle trascrizioni più antiche il nome di labirinto. Oggi è possibile visitare il palazzo di Cnosso, che in parte è stato restaurato e ricostruito, e scoprire magari con l'aiuto di una guida esperta tutto quello che c'è da sapere sulla sua affascinante storia. Visitate Heracleion! Eccoci alla capitale, la città più importante dell'isola di Creta. Heracleion è una vivacissima città portuale, oltre ad essere la città dove si trova anche l'aeroporto principale dell'isola. Heracleion è la perfetta sintesi della Grecia moderna, è caotica, disordinata, pronta ad accogliere turisti provenienti da tutto il mondo, ma al tempo stesso antica e anche profondamente consapevole del suo glorioso passato. Vediamo insieme ora cosa fare a Creta. Escursione alla laguna di Balos e all'isola di Gran Vusta. Se vi trovate ancora nella parte nord-ovest dell'isola, non può mancare assolutamente un'escursione in questa fantastica laguna estesa per chilometri di acqua bassa caraibica. La laguna è perfino attrezzata di ombrelloni al costo di solamente 4 euro per l'intera giornata. Dopodiché vi aspetterà una tappa alla vicina isola dei Pirati, stiamo parlando della pittoresca isola di Gran Vusta, la quale, oltre che essere completamente naturalista, dispone anche di una fortezza in cima a una collina, visitabile al suo interno. Le acque caraibiche di questa isola vi lasceranno estasiati. Escursione all'isola di Crissi. Concludiamo questo viaggio sull'isola di Creta con l'isola di Crissi. Abbiamo quindi già detto diverse volte che Creta è piena di posti paradisiaci terrestri, ma forse questo è il posto che più di ogni altro riflette l'idea di paradiso terrestre. L'isola di Crissi è un isolotto che si può raggiungere con un traghetto da vari punti dell'isola di Creta e i suoi tratti distintivi sono spiaggia bianca e sottile, simile al borotalco e mare color acquamarina. Ma vediamo insieme ora cosa mangiare a Creta e voliamo nella fantastica cucina cretese. Come resistere quindi all'invitante odorino della carne che arrostisce sulla griglia o sul tradizionale sfido verticale? I fast food alla greca sono gettonatissimi e vi consigliamo di provarli mentre sarete in vacanza, gustando una pita gyros, seduti alla spartana sui tavolini lungo la strada e spiluccando uno spiedino mentre passeggiate al mercato. Alcuni piatti tipici cretesi, gustosissimi, sono ormai introvabili nelle taverne e nei ristoranti. Pietanze spartane, snobbate da cuochi o chef, che vengono realizzate solo grazie all'esperienza che hanno tramandato di generazione in generazione le tecniche e i segreti per eseguire queste ricette. E ovviamente non può mancare la celebre insalata greca e la dakos, la classica fresella greca condita con pomodoro tritato, gli immancabili olio origano e un formaggio che può essere la classica feta, ma anche uno dei formaggi locali a consistenza più cremosa, a seconda ovviamente della zona dell'isola in cui ci si trova. Allora, vi è venuta voglia di partire dopo aver ricevuto i miei consigli di viaggio su questa fantastica isola? Chiedete di organizzare subito un bel viaggio a Creta. Vi aspetto al prossimo video di consigli di viaggio in pochi minuti. Ciao!